Agnello Ertico, direttore di Porta Cieli, quarta iniziativa di una agenzia, di un'istituzione privata che opera con il pubblico. Qual è la specificità di questo quarto incontro con Venosa, ma con la regione? Quarta iniziativa qui nella nuova sede venosina, 21esimo allestimento pittorico nella storia di 4 anni di Porta Cieli International Art Gallery. La specificità di questo evento è quella di avere un valore aggiunto legato all'esistenza di un seminario insito nel progetto. Ospitiamo il maestro Pedro Cano, esimia firma del panorama mondiale sulla tecnica dell'acquerello, al suo seguito 15 artisti che per 3 giorni fanno attività di seminario nei luoghi più suggestivi della città di Venosa, continuando quindi questo viaggio, queste tappe in terra di Basilicata. Quindi per Venosa si apre un'altra opportunità, quella di mostrare, di mettersi in mostra la sua anima e di avere persone in grado di coglierne l'essenza e di pubblicizzarla successivamente. Venosa coglie l'opportunità, tramite questa ospitalità, di affidare il proprio patrimonio visivo prima di tutto. Quindi per la prima volta non si parla necessariamente di riscoprire le grandi doti storiche, il grande patrimonio storico culturale, ma la suggestione visiva, che di per sé è patrimonio materiale, quindi paesaggistica e architettonica. Domani mattina gli artisti saranno impegnati nel seminario presso l'Incompiuta e nel pomeriggio in Piazza Castello. Per cui per patrimonio iniziamo ad intendere ciò che siamo abituati a guardare, ma che tramite il lavoro degli artisti viene reinterpretato in una chiave per nulla scontata e non necessariamente mirata ad una valorizzazione tout court. È una ripresa di valore figurativo. Il laboratorio, da come l'ha presentato Pedro Cano, non si intende solo il rapporto col territorio, ma anche il rapporto con i cittadini. Ci saranno iniziative che vedranno coinvolti i cittadini? Il cittadino è proprietario di Porta Cieli, nella misura in cui questo è un luogo aperto e la semplice fruibilità tutti i giorni, eccezion fatta per il giorno di chiusura che è lunedì, quindi la semplice possibilità di fruire sia in orario antimeridiano che pomeridiano dei lavori effettuati a Matera e successivamente dei lavori effettuati qui a Venosa, mi pare un'ottima opportunità di coinvolgimento. È anche evidente che questo è il primo tentativo di sperimentare il concetto di residenza artistica. La residenza artistica passa per le attività laboratoriali. Porta Cieli ha una sua mission laboratoriale con maestri di genere che non tarderanno a chiedere il coinvolgimento diretto di quanti appassionati o neofiti vogliano iniziare ad avere a che fare con la manualità alle prese con pennelli, carta o tele. Quindi Porta Cieli non fa solo iniziative di promozione artistica, ma anche una iniziativa che è essenzialmente culturale, che si rivolge al territorio e ai cittadini. Porta Cieli ha dei partner, questi partner sono istituzionali talvolta, privati ma molto credibili in altri casi. Devo ricordare il recente partenariato con la Fondazione dell'Internazionale Biennale di Firenze. Questo consente per la prima volta nella storia della Biennale fiorentina di poter promuovere 4 artisti lucani presso la Portezza da Basso, che ospiterà la 10ª edizione della Biennale Internazionale di Firenze quest'anno. Quindi anche l'artista lucano ha un canale di promozione su territori che non sono soltanto nazionali ma internazionali. Devo ricordare l'esperienza recente di maggio in Qatar e i rapporti ormai consolidati con il mondo medio orientale. Le opportunità sono tante se i vettori sono credibili, a livelli però che vadano oltre i confini regionali, perché l'arte è poco avvezza a contenersi entro confini di carattere amministrativo e ha bisogno di osmosi, di confronti e quindi di crescita. Porta Cieli quindi è il sinonimo di innovazione, di studio, di nuove possibilità e quindi credo, noi siamo curiosi di vedere quale sarà la prossima iniziativa che Porta Cieli realizzerà qui a Venosa e poi porterà all'esterno. Porta Cieli è essenzialmente ospitalità e nella sua mission c'è la ricerca. La ricerca deve passare attraverso la conoscenza dei generi più diversi e più disparati. Noi siamo passati di botto dall'arte medio orientale a quella dell'acquerello. Non è il tentativo di fare entropia di genere,
e anzi la necessità anche di favorire la creazione di un gusto artistico più preciso. Siamo sicuri che la strada della sperimentazione sia la più onesta ma anche la più proficua nel medio e lungo termine. Grazie. Parliamo con Vito Sant'Arsiero, consigliere regionale. Consigliere, qual è l'importanza, la rilevanza di questa iniziativa non solo per Matera, per Venosa, ma per l'intera regione? Beh, un'iniziativa straordinaria, bisogna rendere merito a Daniello Ertico e a tutti i suoi collaboratori, confermano la qualità assoluta di un progetto che via via si sta sempre più concretizzando. Oggi ci offrono una mostra che intanto è una mostra di assoluto valore artistico che merita di per sé di essere visitata. Pedro Cano, i suoi allievi che sono dei grandi artisti, ci offrono opere di assoluto rilievo, però questa mostra ha un assoluto valore simbolico. Intanto il messaggio che viene fuori, emerge l'anima di Matera, l'anima dei Sassi, come raramente nelle opere d'arte avviene. Pedro Cano è stato a Matera nel 1970, lui stesso dice che ha colto di Matera quegli aspetti più intimi e più profondi che oggi difficilmente si riescono a cogliere, e le sue opere tutto ciò lo dimostrano. Ma questa iniziativa che cosa ci dice? Ci dice che Matera 2019, che deve rappresentare uno straordinario volano per l'intera regione, lo diventa nella misura in cui succedono eventi come questo. Succedono eventi dove il volano Matera consente ad un territorio, ad una realtà come quella di Venosa in questo caso, con una forte storia artistica, una storia culturale, con una forte storia fatta di eventi, viene anch'essa messa al centro e diventa una occasione per rilanciare complessivamente un territorio. Che cosa c'è di particolare? È che avviene con un privato. L'istituzione ancora non riesce a fare di Matera 2019, che è uno straordinario risultato di cui bisogna rendere merito alla città di Matera, rendere merito alle istituzioni e rendere merito alla società civile. Ma ancora oggi Matera 2019 non è un progetto culturale per l'intera regione, lo bisogna definire, lo bisogna costruire, bisogna cogliere esempi come questo per fare di Matera 2019 un volano per l'intera regione, e questo è il messaggio più importante che oggi mi sembra ci venga da questa iniziativa. Pedro Cano è alla ricerca dell'anima dei luoghi che visita. La Basilicata è pronta a mostrare la sua anima? No, l'anima della Basilicata c'è, la Basilicata mostra la sua anima, dobbiamo essere noi capaci di sollecitare gli artisti, come dire, in un qualche modo accoglierla, ad avvicinarli alla nostra regione, a far comprendere che desideriamo che quell'anima venga fuori. D'altronde la capacità di un artista qual è, se non proprio quella di cogliere gli aspetti più intimi e più profondi di una realtà che sfuggono un po' ai sensi ordinari, alle persone ordinarie. La Basilicata, lo ha detto Pedro Cano, è una terra straordinaria, una terra che ha una identità e una forza che loro artisti riescono a percepire e che noi dovremmo mettere al centro di un grande progetto per la nostra regione. Va bene, grazie. E siamo ora con la Presidente del Consiglio, Anna Rita Lioi. Presidente, da oltre quasi un anno Portacelli è presente a Venosa con varie iniziative. Quali sono le ricadute della presenza di questa nuova agenzia qui a Venosa e quali sono le ricadute di questa iniziativa che questa sera è stata presentata qui nella sua sede? Allora, le ricadute secondo me saranno di medio e lungo periodo. Sicuramente per chi ha già avuto modo di apprezzare la galleria e anche il contesto nella quale è ubicata, quindi lo storico Palazzo Rapolla, ha colto già immediatamente l'importanza di questo strumento di comunicazione che è una galleria d'arte, perché l'arte non è altro che uno strumento di comunicazione, quindi il linguaggio. Le ricadute secondo me saranno evidenti soprattutto sul medio e lungo periodo, perché un linguaggio di tipo artistico come quello musicale ha bisogno di
dell'abitudine delle persone a frequentarlo, quindi con la maggiore frequenza naturalmente ci sarà anche un maggiore apprezzamento. Credo in ogni caso che già una porzione della popolazione apprezzi questo tipo di messaggio, il messaggio che viene portato appunto dalla Galleria d'Arte. Il ritorno poi appunto ci sarà e lo auguriamo, insomma, perché è un'iniziativa bella, appunto, e la bellezza è importante, salvare il mondo, quindi... Il Pedro Cano nei suoi viaggi dopo Matera sceglie Venosa. E sceglie anche di fare, non solo di mostrare le opere di Matera, ma di fare un laboratorio nei luoghi monumentali più rappresentativi di Venosa, l'Incompiuta e il Castello. Questa è una iniziativa che io trovo bellissima, è molto bello quello che traspare anche proprio dall'animo dell'artista, che si riconosce un figlio del sud in quanto spagnolo, e quindi anche lui proviene da un sud e sa appunto qual è la fatica anche di emergere e di raccontarsi in una qualche misura, quindi riconoscere in questi luoghi come Matera e come la stessa Venosa dei luoghi degni di essere raccontati nella loro anche lentezza, nel loro fascino per certi versi ancora da bella addormentata, è una, appunto, una precursione, cioè è un riconoscere in anticipo quelle che sono le potenzialità di un luogo. Trovo molto significativo che l'artista appunto faccia questa, chiamiamo scuola, ai suoi giovani allievi, introducendoli al discorso artistico attraverso appunto questi luoghi di cui riconosce la bellezza. E questo potrebbe essere un altro dei ritorni per la nostra comunità, cioè vedersi raccontati da giovani artisti e da un artista di spicco come naturalmente Pedro Cano, è un modo per rileggersi, riconoscersi e andare più lontano, andare più avanti. Un saluto naturalmente al produttore, a Rossella, che ringrazio per essere qui, e alla città che ci ospita, Venosa. Permettetemi di fare però un saluto veramente di cuore agli allievi, nonché artisti protagonisti della mostra, non sono potuti essere tutti qui, ma ne sono venuti in tanti. Permettetemi di salutare Pedro, che sono onorata di avere di nuovo, per la terza volta, la volta che lavoriamo insieme nella mia terra, e io sono fiera di averlo qui, perché Pedro è non solo un grandissimo artista, trovo straordinario che un membro accademico, dato che c'è l'università qui a rappresentare appunto la nostra istituzione, dell'Accademia Reale di Belle Arti Santa Maria del Sacra, giusto? di Mosca, di Madrid, sia quindi qui a rappresentare le istituzioni della Spagna, qui è un membro, un professore, quindi sa bene cosa vuol dire il valore della cultura e dell'insegnamento. Trovo straordinario che un artista che ha esposto a Palazzo Vecchio, io l'ho conosciuto con la mostra di Città Invisibili, ispirata di Carlo Carlino, che esponeva negli anni in cui io stavo preparando, stavo finendo l'università e ho fatto poi la mia tesi proprio sulla sua opera, esponeva a Palazzo Vecchio e poi ha esposto altri siti straordinari, Identità, ancora le Città Invisibili a Roma, per il Terziano, per l'Italiano, l'ultimo ciclo, Nove Mediterranei, solo pochi mesi fa è stato esposto al Museo Archeologico di Napoli, l'ultima delle tante tappe che lo hanno portato in Spagna e in Italia alle scuole esterne prestigiose. Quindi credo che sia veramente un onore averlo qui, non solo per la sua presenza, ma perché onora la nostra terra con i suoi acquerelli e il suo sguardo sulla nostra terra, che a me dà il canto di scoprire ogni volta delle cose straordinarie che da abitante, forse anche da passante, non noto solitamente. La scelta di Venosa non è stata pellegrina in realtà, perché nel 1847 Edward Lear fa il suo diario di viaggio in Basilicata, composto da opere, disegni, schizzi, piuttosto che da brani scritti, e si sofferma proprio su Venosa, e in particolar modo ha stanziato proprio qui, in Palazzo Rapolla, il palazzo che appunto ospita la galleria, che è la sede di una delle famiglie prestigiose di Venosa, è stato ospitato qui, e trovo anche questa cosa straordinaria, che Pedro faccia esattamente la stessa cosa a distanza di anni, perché il diario di viaggio o un quaderno di viaggio è in realtà una tradizione che appartiene ad artisti
straordinari, Barolena, Poussin, anche lo stesso Velázquez che è venuto in Italia, perché gli artisti dall'età del Rinascimento e soprattutto nel Settecento e nell'Ottocento venivano in Italia per cercare la bellezza e riportarla poi nelle loro opere. E quello che Pedro Cano fa è esattamente questo, si inserisce perfettamente in questa tradizione centenaria di illustre e lo fa anche nella sua quotidianità, nel senso che io ho visto le sue agende quotidiane, che sono anche quelli piccoli capolavori, come vi ha detto prima Agnello, i suoi quaderni o viaggio sono stati esposti in cicli straordinari, prima presso il Medium Museum di Dallas, in occasione della mostra Jornadas, a Murcia nel 1994 a Palazzo Almudì, una mostra replicata poi a Venezia, presso la Fondazione Pirini Stamparia, a Napoli, l'Istituto Cervantes. Quello che voi però non vedrete qui non saranno esattamente dei quaderni, è un racconto di un diario di viaggio che Pedro Cano ha riorganizzato attraverso acquerelli finiti e che gli allievi hanno poi imparato a guardare nel corso di due seminari che sono stati tenuti dal maestro nel 2009 e nel 2013. Nel 2013 è stato esposto appunto il ciclo di Pedro Cano dedicato a Matera con 45 acquerelli, una parte dei quali sono appunto esposti qui, mostra che è stata esposta a Palazzo Lanfranchi e poi replicata a Roma presso lo spazio di Gro. Trovo ancora una volta straordinario che un artista così importante si metta generosamente a disposizione degli allievi che lo seguono ormai da decine di anni, almeno 20 anni, esatto, almeno 20 anni, a quali Pedro insegna ad osservare la realtà che ha di fronte a sé con uno sguardo nuovo, ad estrarre l'essenza delle cose che si guardano forse con troppa superficialità tutti i giorni. Quel tipo, io l'ho sentito, no, i vari giudizi che si davano, i giudizi, commenti sulle opere di Pedro, l'evanescenza. Quell'evanescenza è in realtà appunto uno spazio pittorico limbale che è relativo appunto all'essenza della realtà che Pedro Cano guarda di fronte a sé e riporta negli acquerelli. L'acquerello, d'altra parte, è anche un gesto rapido. Nel momento stesso in cui accade questa rivelazione, Pedro la riporta nelle sue opere. E vuole che i suoi artisti dipingano senza matita, perché l'artista deve essere sempre possibilitato a cambiare idea nel corso dell'opera. I bianchi del foglio fanno parte della tavolozza, perché il foglio stesso è una superficie da guardare, da osservare al pari di quello che si ha di fronte a sé. E in tutto questo egli cerca di insegnare a guardare e a capire l'anima di quello che hanno davanti, le varie sfumature di quello che hanno davanti, che si rivela appunto a Matera, credo che lo vedrete nelle opere che andrete a guardare, che sono state tutte prodotte esattamente nel seminario del 2013 e in un collettivo diario di viaggio che, così come a Matera, adesso appunto viene replicato a Venosa e negli lavori che si stanno producendo appunto in questi giorni e che probabilmente, chissà, daranno luogo ad una seconda mostra, proprio perché alla fine, e l'abbiamo citato tante volte, quella che la Basilicata si prepara ad affrontare è una prova che è corale e che bisogna affrontare insieme. Matera come caposquadra, diciamo, di città bellissime, perché la Basilicata è varia, ha una storia millenaria. Noi andremo a dipingere anche un po' più da domani, faremo questa sessione di acquerello straordinaria in un luogo straordinario. Io sono sicura che Pedro e i suoi allievi sapranno trarre l'essenza di quel luogo così particolare e attraverso questa bellezza, questa storia millenaria, che la Basilicata si presenta all'Europa, si presenta al mondo finalmente fiera di tutto il suo patrimonio. E ci tengo naturalmente a citare i protagonisti di quest'altra mostra che sono a fianco del maestro: Sergio Vigolin, Carolina Campanozzi, Emanuela Chiavoni, Leonardo Ciappi, Elia Cosimi, Cristiano Crescenzi, Silvia De Bastiani, Fausta Rubaldo, Isabel Moreno Gonzalez, Salvatore Grande, Maria da Guastella, Juan Iniesta, Marinella Londini, Roberto Magnotti, Joselina Rivera, Marina Romero, Laura Sarra, Angela Sanz, Luisa Saraceni, Nives Stocco, Silvano Tacos, Maito Zuranga, Vladimir Lopez de Zamora,
Michela Zazio, che rigorosamente ampliano ed archivo, hanno guardato Matera e ce la restituiscono in questi acquerelli completamente rinnovata, in un'immagine che non è mai da cartolina, non è mai stereotipata, non è mai scontata, ma si rivela essere essenza della città che si prepara appunto a diventare capitale europea della cultura. E io passo la parola a Pedro per completare giustamente nel giusto modo con le sue impressioni questa mostra prima di andarla a vedere, però vi vorrei lasciare con una citazione a quale sono molto legata, che è di Wim Wenders. Il senso del viaggio, di partire e di andare, diventa sempre più esplicito e con ciò anche la possibilità del ritorno. Ovvero, mi chiedo se il senso del viaggio non sia in fondo più nel tornare, dopo aver preso le distanze per vedere meglio o semplicemente per vedere. Grazie.